Benvenuti a tutti da Punto Stimpunto a questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi dei nuovissimi traguardi, quelli da orticoltore. Come vedete, ho già raggiunto il livello 10. Ora vi spiego come si fanno e anche tante altre cose interessanti. Allora, per farli vi serviranno due cose: l'effetto innaffiatoio, esso è un effetto permanente e si può trovare solo all'interno della Fare Stance, che trovate in catalogo a 99 crediti o a 5 euro, insomma, nello shop. E invece, diciamo, il forno da solo, l'effetto da solo in catalogo non c'è, però penso sia scambiabile, però valutando la rarità della stanza in un certo qual modo, penso che l'innaffiatoio da solo sarà messo a un prezzo abbastanza alto. Secondo me vi conviene comprare la Fare Stanza. Comunque, oltre all'effetto innaffiatoio vi servono dei semi, questi qua. In pratica voi non dovrete fare altro che fare un doppio clic sul forno effetto innaffiatoio, aggiungerlo ai vostri effetti ed indossarlo. A questo punto posate in stanza uno dei 15 forni da seme, che si chiameranno plumeria gialla. Ecco, ora li cliccate, fate uso insomma, e con l'innaffiatoio in mano appunto cliccate su usa. Pian piano, mentre che cliccate usa, vedrete nascere i primi germogli, poi i fiori sbocciare ed infine appassire e rigenerarsi in un nuovo semento plumeria. Ma attenzione, non sempre infatti al termine dei colpi il fiore diventerà un'altra plumeria gialla, diciamo. Potrà prendere quattro strade. La prima è appunto quella che ritorni a essere un seme da plumeria gialla. La seconda è che diventi un seme da plumeria rosa e la terza che diventi un seme da plumeria blu. E insomma, eccovi l'immagine di tutte e tre le plumerie nel miglior periodo della loro vita. Ma la quarta possibilità è la più curiosa: possono diventare un forno chiamato Rafflesia. Ed una volta diventato questo forno, non c'è via di ritorno. In pratica, quando terminate una plumeria, è come se steste giocando alla roulette russa. Presente? In pratica, si prende una pistola, si mette un solo proiettile nel caricatore, si fa ruotare il tamburo con tutti i proiettili, ci si punta la pistola alla testa e si preme il grilletto. Lì la possibilità di morte è una su 6, qua invece si rischia molto meno, sia perché non perdete la vita, sia perché di media i sementi dovrebbero trasformarsi nella Rafflesia all'incirca dopo 30 cicli. Ma veniamo al traguardo, come funziona? Niente, semplicissimo, ogni qualvolta fate maturare un seme, e quindi sarete dinanzi alle 4 possibilità, la barra avanzerà di 1. In totale il livello 10 richiede di aver fatto crescere, come vedete nella descrizione qui, i fiori 80 volte. Io sono riuscito a finirlo con soli 2 sementi palmeria in 5 minuti. Poi ne ho usati altri 3 per farveli vedere tutti quanti colorati. Insomma, con 15 sementi riuscirete al 100% a completare il traguardo. E i 15 semi, appunto, li troverete sempre in regalo all'interno della Fare Stanza. Insomma, in pratica è una mossa di marketing intelligente far avanzare dei semi, perché così magari qualcuno li vende, una volta comprati in giro la gente dice: ma che me ne faccio, sto senza innaffiatoio, così comprano appunto la Fare Stanza per prendere l'innaffiatoio. Insomma, aggiungete che la stanza è carina, ma soprattutto che i forni all'interno sono al 90% forni di una nuova sezione. Ottieni il mix vincente per rifilare la Fare Stanza a mezzo hotel, me compreso, perché ad esempio a me dei distintivi, no? Quello del che in ogni Fare Stanza, no, c'è un distintivo, a me non frega niente, ma non riesco a non sentire il richiamo della giungla per i traguardi. Insomma, ogni livello vi dà un solo punto, essendo 10 livelli in totale guadagnerete 10 punti, ma vabbè, sempre meglio di niente. A brevissimo vi posterò un video sul nuovo crafting. Fino ad ora non l'ho fatto proprio perché aspettavo l'avvento della Fare Stanza prima di fare spese stupide. Quindi vi ricordo di partecipare al concorso di Instagram, scade fra pochi giorni, trovate tutte le info nel mio ultimo video, Steam vs. Tutti, qui il link in sovraimpressione o in descrizione, quindi correte a vederlo. E provate ad aggiudicarvi i 50 crediti. Invece qui, domanda del giorno, che appunto per aggiudicarvi un premio anche in questo video, da quante lettere è formata la parola orticoltore? Mi raccomando, orticoltore. Tutto attaccato. Rispondete nei commenti con il numero seguito dal vostro nickname e lasciate 50 likes, 50 mi piace e farò un'estrazione per regalarvi un bel furnetto. Tutte le info aggiuntive sulle regole e concorsi sui miei social le trovate in descrizione. Quindi grazie per la visione e a brevissimo col prossimo video.